quello che le ferrovie possono offrire e quello che l'amministrazione comunale di Nocera Inferiore vorrebbe. Posizioni a confronto questa mattina al Comune per un incontro che negli obiettivi del consigliere delegato di seguire la vicenda RFI Rita Pisangio deve costituire un nuovo inizio. Con la gratitudine che il sindaco Torquato ha voluto manifestare a Gino D'Angelo della Proloco per il lavoro svolto sul fronte stazione ferroviaria. E questo restyling della ferrovia di Nocera Inferiore, che versa in condizioni disagevoli sia per quanto riguarda anche gli handicappati, gli stessi handicappati, per cui loro ci hanno promesso di poter sopperire anche a tale diseguaglianza, se vogliamo. Io spero che a distanza di 6 anni oggi possa essere un punto di inizio, per cui c'è molto da ragionare, perché però l'amministrazione è molto propensa a che si vada un accordo con le ferrovie dello Stato in base a questo progetto Pegasus, che è della Comunità Europea e che ci vede coinvolti per la prima volta in un progetto europeo come città, anche se siamo circa 50.000 abitanti, versa in condizioni e poi la possibilità oggi domani di avere una via di interscambio, perché i pendolari così non possono più viaggiare e noi è tutto quello che ci auguriamo, il meglio per la nostra città.